Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, si va avanti a parlare di tecnologia, come già detto negli altri video, il cubo di Rubik al momento lo metto un po' a parte e do nuovamente spazio alla tecnologia. In questo video si parla di zaini e minimalismo, perché nell'ultima settimana ho acquistato uno zaino veramente molto molto minimale, uno zaino acquistato da Amazon che mi consente di trasportare tutto il necessario e tutto ciò che mi serve al momento. Ma senza troppe chiacchiere, direi di partire con le presentazioni e tutto quello che ci ho messo all'interno subito dopo la sigla. Allora, iniziamo partendo dal nome, un nome orientale, Mei Geluo, spero di averlo pronunciato bene, ed è uno zaino con materiali veramente molto resistenti, ma soprattutto resistente anche all'acqua. Uno zaino che sulla parte frontale porta due tasche veramente molto capienti, là dove possiamo inserire qualsiasi tipo di cosa. Nel mio caso ho inserito il caricabatterie del computer e la tastiera Logitech, di cui ne vado veramente pazzo perché la utilizzo anche per lavorare, quindi ci sta veramente a pennello. Nella tasca principale troviamo alcuni scompartimenti, di cui quello principale per il computer, il mio 13 pollici, ma non solo, possiamo trasportare in questo zaino computer fino a 16 pollici. Sempre nello stesso scompartimento, ovvero la tasca principale, troviamo altri due piccoli scompartimenti, due piccole taschine dove poter inserire tutti gli accessori come cavetteria, caricabatteria e quant'altro. E in più troviamo anche due piccole taschine dove poter inserire delle penne che non fanno mai male magari per prendere appunti. Restando sempre all'interno di questo zaino, beh, come potete vedere è molto capiente e nel mio caso, beh, ho inserito alcuni cubi di Rubik che non fanno mai male, cubi di Rubik con cui mi alleno. Ma voi potete metterci qualsiasi tipo di cosa perché lo zaino all'interno è veramente molto molto capiente. Ritornando all'esterno abbiamo sulla parte sinistra un'ulteriore tasca dove la possiamo mettere, non so, magari una bottiglietta d'acqua, qualsiasi accessorio, un cavetteria, insomma quello che volete, ma la chicca sta sulla parte sinistra. Abbiamo un connettore doppio là dove abbiamo un connettore da 3,5 mm per poter collegare tutti i tipi di cuffie con quel connettore e un'uscita USB. Perché? Perché all'interno ci stanno due cavetti con gli stessi connettori 3,5 e USB, là dove poter collegare, non so, magari un secondo smartphone oppure un lettore MP3, che al tempo stesso dalla parte esterna, collegando gli stessi connettori, ci consente di ascoltare tutta la musica che vogliamo. Ma la vera chicca è che il cavetto USB ci consente di collegare un power bank, in modo che se noi vogliamo ricaricare il nostro smartphone basta collegare un cavetto USB all'esterno dello zaino e ricarichiamo senza troppi problemi il nostro smartphone. Però voglio dirvi anche qualche altra cosa, perché questo zaino è, oltre che ad essere piccolino, molto comodo, si riesce a trasportare senza alcun tipo di problema, ma la cosa principale che ho notato rispetto allo zaino che avevo, perché poi ve lo racconterò in un prossimo video, non mi fa sudare la schiena, perché anche questo è un punto molto buono di questo zaino, che rispetto all'altro non mi fa sudare la schiena, anche se è molto pesante, caricato di cose, la schiena non suda. Allora, io penso di aver detto tutto veramente su questo zaino, ma se voi volete altre informazioni, perché no, magari passare all'acquisto, vi lascio il link qua in basso in descrizione, e su Amazon lo troviamo a prezzo di 14 euro, che chi ha abbonamento Prime, beh, ne può usufruire perché vi arriverà subito il giorno dopo, link qua in basso in descrizione. E adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere se questo zaino vi è piaciuto, se questo vi è piaciuto, insomma quello che volete. E cominciano a partire le animazioni che vi stanno a ricordare di lasciare anche tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché ci tengo tanto, siamo quasi arrivati ai 1500, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, là dove sto in contatto con tutti voi tutti i santi giorni, e che dirvi, seguitemi, attivate le notifiche anche lì, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!